Buonasera, buonasera. Eccoci dunque nella nostra seconda parte, ben ritrovati ai nostri telespettatori, nuovamente buonasera, io ringrazio per essere qui con noi in studio il sindaco di Calenzano, Alessio Biagioli, buonasera e benvenuto. Buonasera a tutti. E dovrei avere in collegamento telefonico la giornalista corrispondente per La Nazione, Sandra Nistri. Sandra, buonasera, benvenuta. Buonasera. Sandra, io ti lascio insomma all'inizio di questa nostra seconda parte con le prime domande, la prima raffica di domande per il sindaco, la lascio nelle sue mani. Ciao Sara. Sandra, da dove Grazie. partiamo? Cercherò di essere buona. No, io inizierei proprio dall'attualità, ovvero dai cantieri della terza corsia autostradale che sono in pieno fermento a Calenzano. Proprio domani ci sarà l'inaugurazione del nuovo ponte, della nuova strada, appunto di Fedele Carpognane, a cui parteciperà anche CLET. E è previsto sabato la demolizione di un ponte storico, cioè del ponte sull'autostrada. Io chiederei appunto al sindaco, è vero che appunto questi cantieri hanno portato anche disagi, ma hanno portato anche molte opere accessorie. Quindi gli chiederei casomai in che fase siamo e quanto ancora dovranno sopportare, tra virgolette, calenzanesi. Ancora siamo in una fase di problematiche da sopportare perché la strada è già aperta, quindi quella è una conquista soprattutto in questa fase, ma anche a regime quando sarà da un'alternativa seria per tutta la via Baldanzese, la via Dante Alighieri e via di Prato, che ha tante case che affacciano sulla strada, per cui avere una nuova viabilità che dai Casello arriva all'area industriale senza toccare nemmeno un'abitazione sui fuoristrada, è diciamo una bella conquista. Il problema vero è risolvere l'annosa questione del ponte di viadotto sull'autostrada che, come ben sapete, ha due corsie di marcia, ma non ha marciapiede, non ha pista ciclabile. Per cui la demolizione di sabato riguarderà questo, che finalmente verrà rifatto con tutti i crismi di una viabilità attuale, quindi corsie più larghe, marciapiede, piste ciclabili, collegando meglio sia Settimello che Calenzano. E il problema sono tempi, perché un'opera di questo tipo comporta molti mesi di chiusura, quindi l'apertura della strada di sotto servirà anche a creare questo bypass, che in qualche modo, allungando un po' la strada, però dà una valida alternativa a quel ponte lì, altrimenti noi avremmo avuto tutta la viabilità nella via Pratese, che Ma già era oggi. possibile prevedere una ricostruzione parallela, No, in quindi altri casi l'hanno modificare in altro caso? fatta, in altri casi l'hanno fatta, in quel caso lì ci sono delle curvature dovute alle aziende, bisognava demolire le aziende, quindi non era Quindi non possibile conveniva, farlo. insomma. Non era possibile. Però Sandra, mi sembra di capire che i disagi sono ancora lontani dal terminare. Ci sono molte opere in corso attualmente, penso anche alla zona di Carraia, zona delle Croci, e quindi in effetti ancora i lavori sono Sì, è ancora vero lunghi. anche, diciamo la verità, cioè, i disagi ci sono stati, però sono stati contenuti perché cioè, tutte queste condizioni che dicevo prima sono state proprio realizzate per minimizzare i disagi. Le Croci, levato che qualche giorno il senso unico alternato, poi alla fine non è che ci sia stato grandi cose. Certo, sabato si chiude l'autostrada. Tutto il traffico passerà sulla Barberinese, ci sarà da finire la rotonda a Carraia per la nuova variante, in quei giorni ci sarà il sistema di viabilità alternata, lo stesso vale per altri tipi di. Però, per esempio, la galleria è tutta in cantiere separato, per cui la nuova galleria di Colle, quella non si è minimamente sentita se non per qualche camion che passa Sulla sulla viabilità viabilità ordinaria, insomma. ordinaria. Cioè, ora, autostrada e non autostrada, sulla gestione dei cantieri ci abbiamo messo molta attenzione, vale anche per la piazza di comune, cioè, se ci pensi, si è cercato di fare tutti i lavori in piazza riducendo al minimo quelle che sono la riduzione dei posti macchina e tenendo anche un ritmo di lavoro molto serrato, cioè a distanza di 2 mesi si è già aperto il nuovo parcheggio e siamo già in una fase in cui rispetto a quello che è il cronoprogramma probabilmente settembre-ottobre riusciremo a finire tutti i lavori. I Quindi, più grandi sono già in corso oppure c'è no, qualcosa no, di... i lavori per quanto riguarda la viabilità e le opere locali sono tutti cantierati.
ci manca solamente il collettore fognario zona via Baldanzese, via Dante Alighieri, che dovrà recepire tutte le acque di piattaforma dell'autostrada, che aspettiamo ci venga consegnato con la nuova convenzione dal Ministero, e quello, diciamo, entro l'estate dovrebbe partire. E poi manca la viabilità ciclabile da Calenzano, che è ancora da partire, ancora da finire di Ancora da essere progettata, però effettuare. sono fuori sede stradale, quindi quelli no, è più un problema ad avere l'opera. Poi c'è il Parco della Carpugnaia, ci sono ancora tante opere, diciamo le viabilità principali sono tutte cantierate, e da qui alla fine dell'anno vedremo quasi a regime tutta la parte stradale. Sandra. Sì, tra l'altro volevo anche aggiungere che è vero che la gestione dei cantieri dell'autostrada è stata, diciamo, positiva perché ARPAT proprio pochi giorni fa ha inviato il report sui vari cantieri dicendo che non sono state elevate multe, solo una, insomma, per uno sforamento del rumore, ma diciamo che erano abbastanza corrette, insomma. È Passo fatica, è fatica. La fatica è fatica, terribile Sardegna da perché tutto, insomma. sono cantieri grossi e sono soggetti non facili, perché autostrade, insomma, rispetto al comune sono abituati a parlare a alti livelli, per cui Ma avete chiaramente. voi comunque sia degli ispettori o No, dei noi ci sa, controlli se è oppure? strutturato il comune proprio con delle figure specifiche che seguono esclusivamente la parte del cantiere autostradale. E questo ci ha consentito di prevenire tutta una serie di problemi, quindi anche in gran parte anche da aiutarli, perché poi obiettivamente le difficoltà per chi gestisce cantieri di quel tipo sono tante, diciamo, le burocrazie richieste per poter andare avanti Non sono altrettante, indifferenti. non sono indifferenti. Quindi avere un'interfaccia che conosce dalla A alla Z tutte le problematiche, tutte le fasi, aiuta noi ma aiuta anche loro. Sandra, torno da te. E poi c'è CLET, Sì, è vero. diciamo. Te l'avevo detto, ti avevo dato l'assist, mi ha risposto. Cioè, Sì, c'è Cletto domani. Clet è un po' come il figlio del mio vecchio assessorato alla cultura, che ora ho ceduto, ma diciamo un artista che io adoro, perché Praticamente per i nostri telespettatori probabilmente vi sarà capitato, girando anche per le strade, nelle città, anche nelle nostre città toscane, di vedere insomma dei curiosi segnali stradali modificati simpaticamente in tantissimi casi e trasformati in qualche modo in opere d'arte. A farlo è Clet, che insomma non ne ha passate poche proprio No, no. per questa abitudine, però insomma questo artista che trovate anche su siti, blog e insomma su Facebook e quant'altro sarà ospite per l'inaugurazione di questa strada proprio a Calenzano, dove sarà libero di operare, mi sembra di No, capire. ora questo Almeno noi non sulla siamo, strada. non è un ingaggio né una commissione. Clet, la prima cosa mi ha detto è che solitamente i sindaci mi denunciano, in questo caso mi fa piacere Che qualcuno essere stato l'abbia chiamato. chiamato, però io credo che lui ponga un problema vero, cioè quello che è l'affollamento dei cartelli stradali. Cioè lui dice sostanzialmente i cartelli stradali sono una giungla, costano un sacco di soldi e non li guarda nessuno, e io lo condivido appieno. Dice, io con la mia opera d'arte, il mio piccolo intervento, non modifico la lettura, il messaggio che il cartello dà, però richiamo l'attenzione su un cartello altrimenti nessuno vedrebbe. E io credo sia un tema vero anche della pubblica amministrazione, perché norme di questo tipo ci fanno spendere tantissimi soldi per una quantità di cartelli che poi sono ridondanti o non servono realmente a far vedere, diciamo, a dare indicazioni di come tenere il codice della strada. E quindi è stato carino, l'inaugurazione della strada, a chiamare un artista che si occupa di opere d'arte su strada. E quindi è nato un po' questo rapporto. Lui verrà venerdì all'inaugurazione, ma verrà anche lunedì al design alle 3:30 a fare una lectio magistralis proprio sulla creatività, quindi a raccontare anche ai ragazzi come si può essere dei creativi, si può fare arte con forme di design che sono assimilabili all'arte che fa lui. Ma troveremo le opere di Clet? Io non sono tenuto a saperlo. Il sindaco non è tenuto, ma mi Può aspettavo che nella strada per cui è stato chiamato, mi è stato chiamato a in teoria inaugurare, magari qualcosa questo troveremo. noi non lo possiamo fare, perché sarebbe, diciamo, contronorma. Poi se, come ha fatto in altri casi, troveremo qualche opera sua, si gestirà come si è fatto negli altri casi. Bene, Sandra. Sì, dunque, diciamo che io credo che le opere di Clet qualche giorno forse potranno rimanere sulla rotonda, vediamo un po', poi magari ci saranno altre iniziative legate a questo.
Ti faccio un'altra domanda relativa ai trasporti, in qualche modo mi collego anche alla viabilità. Calenzano ha una conformazione particolare, ha molte frazioni, non ha un centro e molti dicono che non sia ben collegato dal punto di vista dei trasporti pubblici. Sarà possibile, adesso che appunto c'è in ponte il progetto della seconda linea della tranvia, è possibile pensare a far arrivare la tranvia a Calenzano? E se no, com'è possibile migliorare il trasporto pubblico? Allora, io penso che la tranvia non sia il mezzo più idoneo a Calenzano, perché noi siamo a una distanza tale da Firenze che la tranvia risulterebbe troppo lenta per collegare la città con la nostra area. Vedo più un ragionamento, come ho avuto modo di dire anche in campagna elettorale, comprato, che diciamo può essere più assimilabile a noi, di un trasporto metropolitano vero su tutta l'asse metropolitana e che riguardi anche i comuni che l'attraversano. Su ferro, si intende. Su ferro, però qualcosa di più vicino alla metropolitana di superficie che ha velocità di percorrenza più alte, perché sennò la tranvia già a Scandicce ci mette non poco arrivare a Firenze, Calenzano sarebbe un tempo che è vero porterebbe comunque dei vantaggi per la certezza, per la frequenza, però tempi lunghi, cioè oggi con il treno che è un mezzo lento noi ci impieghiamo 18 minuti da Calenzano a Firenze, quindi un mezzo più veloce, sempre su ferro, su quella tratta, ci consentirebbe di avere davvero una competizione con il mezzo privato per collegare punti importanti, quali Novoli, Piazza Dalmazia, Sesto e il centro di Firenze. E sulle frazioni invece il ragionamento è un po' diverso, perché lì tutto è relativo e tutto è migliorabile, però noi, special modo sull'asse della Barberinese che guarda il Mugello, noi abbiamo un servizio extraurbano che è equiparabile a comuni capoluogo del Chianti o del Valdarno, quindi lì c'è un bus ogni ora, ogni mezz'ora, quindi come trasporto pubblico sulle frazioni è vero che le esigenze sono tante, sono sempre in aumento, ma non si può dire che sia un livello basso. Ci abbiamo dei problemi invece sull'Egri, perché chiaramente essendo fuori da questa traiettoria, da questa direttrice, lì c'è solamente un bussino che noi abbiamo introdotto e che serve per quelli che sono gli spostamenti minimi, andare in mercato, tornare a casa da scuola. Però insomma è un servizio da sciogliere minimo. Oppure insomma non si potrà far di meno. Certamente con un servizio forte che ci facesse sostituire la gomma, cioè i bus I2 che va a Firenze, con un sistema ferroviario o un metro tranviario sull'asse Firenze-Prato, noi potremmo ristrutturare tutto il sistema, urbano e quindi lavorare su dei pulmini d'adduzione alla ferrovia all'interno del comune, utilizzando il mezzo forte per gli spostamenti più lunghi. Sandra? Sì, in ogni caso dovrà essere migliorato anche il trasporto appunto su ferro. Se pensiamo che alla stazione di Calenzano transita un treno solo l'ora, mi sembra. Due. Quindi la richiesta è appunto dei residenti in zona, ma anche appunto del centro di Calenzano, era di poter aumentare. Sì, già questo c'è. Io auspico che con la gara di prossimo anno si possa già ottenere qualcosa, però c'è sempre un braccio di ferro tra i comuni metropolitani, cioè quelli della città, e quelli esterni, perché essendo treni regionali che vengono da Viareggio, da Lucca o da Pisa, ogni fermata in più sono 5 minuti che allungano di tempo per chi viene da viaggi di un'ora, un'ora e 10, che quindi insomma qualche fermata in più il conto poi. Lì sarà un appuntamento in cui cercheremo di farci valere, poi vedremo se riuscirete a portare a casa qualcosa. Hai qualche altra domanda o insomma questione da porre al sindaco? Parecchi, no, ma non vorrei. No, mi veniva in mente stamani, ho preso proprio l'occasione perché sono stata ad una company visit alla Elen, che è una delle aziende di punta non solo del territorio di Calenzano, ma diciamo a livello nazionale e anche oltre confine. È un'azienda che va benissimo, ha fatturati stratosferici, però mi veniva in mente che in zona ci sono altre aziende che in realtà stanno risentendo un poco della crisi. So che il comune sta cercando di fare delle cose e in molti casi non ha strumenti, ma quali potrebbero essere gli strumenti che un comune o un'amministrazione come Calenzano può mettere in campo per aiutare le aziende che purtroppo non sono la Elen? Allora, innanzitutto
lo facciamo con il sistema metropolitano, cioè le nostre forze sono le infrastrutture perché possano forse non sempre aiutare solamente quelle già esistenti in difficoltà, ma possano, come dire, facilitare l'introduzione di una nuova impresa che grazie a quelle infrastrutture vede in questa zona un vantaggio competitivo. Possiamo fare qualcosa sul turismo, stiamo cercando di farlo, cerchiamo di tenere basse le tariffe, che questo aiuta, tariffe dei servizi, per cui rifiuti, IMU, TASI e altro. Non abbiamo introdotto la TASI per le imprese, per dire, per cui lavoriamo con un'unica tassazione che è sull'IMU. E poi cercando di mettere degli uffici efficienti a disposizione delle imprese, perché anche questo, il tempo per le Quindi imprese è diciamo denaro. semplificazione e burocrazia Fa un sono le esempio, uniche si cose parlava che prima possono fare i della comuni. metropolitana, cioè la metropolitana non è che serve solamente a chi va a comprare la borsa a Firenze, cioè serve a chi lavora, a liberare le strade, quindi a impiegare meno tempo ai mezzi di trasporto produttivi, quindi cioè, tutto quello che migliora i tempi di percorrenza va a vantaggio poi del sistema Delle aziende. produttivo e delle aziende. E poi altre piccole cose che però diciamo sono iniziative spot che cercheremo di portare avanti, cioè quello di avere un piano degli investimenti tale da anche da far lavorare molte imprese locali Quindi avendone dei diciamo lavorando benefici con appalti indiretti. sotto soglia magari, per cui Sì, insomma o si possono in qualche modo comunque anche scegliere sopra le soglia si può aziende. fare delle gare stando dentro le imprese del Del territorio, territorio. per cui avere una competizione anche diciamo messa a gara, però Beh, non sono con molte le amministrazioni che stanno ancora utilizzando o che utilizzano per ora il metodo dello spacchettamento, chiamiamolo così, degli appalti per poterli permettere sotto soglia, perché ovviamente se non superano diciamo così, una certa cifra, insomma, è sì, possibile, cioè è direzionarli verso le complicato aziende del gestire gli territorio. appalti con lo spacchettamento, perché poi noi c'è bisogno di un referente, Per cui cioè diventano troppi l'ufficio referenti? li deve gestire, vuol dire che poi c'è una deresponsabilizzazione, per cui come in casa, no? Dice io ciò che mi fa la pubblica illuminazione, ciò che mi fa la parte edilizia, la volta non funziona qualcosa, non si sa mai Di chi è la di chi è colpa? la colpa, per cui, e poi comunque sia, laddove è possibile lo facciamo, ma ci sono anche progetti complessi, penso la piazza di comune. Noi il grosso si è fatto la gara, poi l'illuminazione si è comprata a parte anche perché ci conviene, perché evidentemente non c'è il ricarico dell'impresa che Certo. dovendolo comprare e poi ridartelo c'ha comunque un ricarico di impresa. Però tanti lavori è bene li faccia Comunque la sia, committenza siano unica. gestiti in toto da un solo soggetto. Sandra, torno da te ancora una volta. Io penso che a quello che ha detto il sindaco possa aggiungersi anche la promozione del territorio, che potrebbe dare anche un aiuto anche alle imprese. E mi viene in mente che in questo periodo Calenzano è molto attiva sul piano della promozione del territorio. Ha una delle stati, devo dire, delle manifestazioni che sono fra le più importanti ed anche della Piana. C'è appena stato il Festival Maraviglia, che è andato molto bene. Ci sarà appunto Festival Pucciniano, quindi soprattutto per il commercio credo che anche questo sia anche un modo per incentivare e per far conoscere il territorio. Sì, questo sicuramente, anche perché sono essi stessi strumenti di sviluppo. Devo dire, fra l'altro, che sono fatti grazie alla collaborazione di tanti. Per dire, tutta la parte di programma dell'estate, grazie al Centro Commerciale Naturale che si è formato, che sta promuovendo tutta la parte di centro e che ha visto Venerdì di Centro, vedrà questo fine settimana, sabato, il Festival Pucciniano, fra l'altro gratuito, quindi Diciamo la anche sinergia è che quella che porta la paga in gente questo settore. a partecipare, a far vivere la città. E ci sono tutta una serie di feste rionali che comunque da sempre ci sono state. E questo esperimento che io credo di dover rivendicare e anche di doverci investire è Maraviglia. Nel contesto di Castello, ricreare delle suggestioni tutte legate all'arte. Avendo uno spettacolo di strada itinerante e continuativo nel corso della serata, sono stati 2 giorni, secondo me, che ci hanno dati tanti spunti per le prossime edizioni. Questa era la prima, poi
Però ecco, devo dire che È stato molto la di voglia di partenza. continuare di farne un appuntamento Diciamo che la fisso. sinergia in questo settore, nel settore della promozione, soprattutto del territorio, è quello che paga, nel senso che il comune non può farlo da solo, ma con altri soggetti. Sì, e poi come ti dà davvero delle occasioni di vita, degli spazi che prima non avevamo. Cioè lì si è vissuto il borgo come non l'avevamo vissuto. Quindi una potenzialità che va Luci, sicuramente arte, cioè veramente, veramente sfruttata. bello. Quando si dice che bisogna investire in cultura, non credo si sia discosti tanto da questo. Alla fin fine lì si è mosso un'economia, ci siamo divertiti, c'è stata la valorizzazione di Borgo, ci sono state tante persone che sono venute lassù per la prima volta e hanno conosciuto il Borgo e magari ci ritorneranno per altre Per occasioni. altre Noi occasioni e per avevamo il altre visite. carnevale, avevamo le cose storiche, cerchiamo di inventarci. Sempre qualcosa di nuovo, grazie anche, dicevo prima, non solamente all'amministrazione, ma il fatto c'è un'associazione turistica che lavora, c'è un Comitato tessuto commerciante, insomma, che centro commerciale poi naturale. ci mette di proprio, per cui se si fa la Calenzano Cavalli c'è associazioni che fanno da base, se si fa Maraviglia c'è l'ATC, se si fa i Venerdì di Centro c'è i commercianti, c'è ogni qualvolta c'è un C'è un soggetto partner comunque, che un partner insieme, aiuta. perché poi l'amministrazione si fa carico di tanto lavoro, ma poi quel di più viene da chi la promuove. Sandra, io sono arrivata quasi al termine, se hai un'altra domanda, altrimenti io ti saluto. No, grazie. Ti Ti ringrazio saluto. infinitamente Grazie mille. per essere stata con noi e buon lavoro, Niente, grazie a ovviamente. voi. Grazie, buona Ciao, serata a voi. buongiorno. Sindaco, siamo quasi arrivati al termine. Si è parlato di sviluppo e lo sviluppo, insomma, per un comune è anche sviluppo urbanistico. Insomma, gli strumenti urbanistici servono molto spesso per prevedere lo sviluppo non soltanto abitativo, ma anche proprio qualitativo di un comune. Qual è lo sviluppo urbanistico che lei studia, sta studiando, immagina, ha immaginato per Calenzana? E poi, tra le altre cose, c'è stata un'iniziativa molto particolare con appunto una programmazione comune, una giornata di studio di programmazione comune, un progetto che è partito con Impruneta. Insomma, di Sì. cosa si tratta? Domani, fra l'altro, Si terrà domani la si giornata. terrà domani la giornata, sono 3 giorni, è un modo di parlare in maniera diversa dell'area metropolitana e di come concepiamo lo stare nei nostri luoghi, perché noi siamo nell'area aperta, per cui abbiamo boschi, prati, fiumi, colline. Però viviamo anche i benefici e le problematiche dell'area metropolitana, cioè noi possiamo decidere la domenica mattina di vivere un giorno in campagna come di andare a fare un giro Andare in in centro. centro liberamente. Cioè questo ci pone un problema di come costruire le nostre città, di che ruolo gli vogliamo dare in questo contesto, di come rafforzare un'identità che in qualche modo anche il motore, no? È un motore dei Noi Toscani, il fatto di questo senso di appartenenza verso il proprio campanile, verso il proprio luogo di nascita o di vita, è anche la spinta che ci muove nella solidarietà, nella coesione sociale, nella vita associativa. Quindi rafforzare questo senso significa rafforzare la comunità. Allo stesso tempo dobbiamo pensare delle città che accolgano le persone, gli risolvano problemi, rispondano ai loro bisogni e in queste dinamiche di sviluppo ci stiano a pieno titolo. Quindi è una riflessione interessante. Per noi il tema vero dello sviluppo di Calenzano è come rafforzare la costruzione dentro un perimetro senza occupare nuovo territorio, Quindi sviluppare un rafforzando. centro. Sviluppare il centro e rafforzare quello che è la vita e la densità urbana del centro, per cui delle piazze che siano vissute, che siano vissute come luoghi d'aggregazione, posti come la biblioteca, come i teatri, come le piazze, come i servizi d'altro tipo, dal centro giovani a tutta un'altra Quindi serie non di consumo di territorio, attività. ma uno sviluppo, diciamo così, armonioso di quello che già Allora, c'è, io credo riempiendo gli le spazi città vuoti in sono qualche modo. pensate, devono essere pensate per gli uomini, non è che sono delle cose che si disegnano e rimangano lì, per cui bisogna prima di tutto starci bene, secondo di poi starci in salute, perché il problema di vivere bene senza rumori, senza inquinamento e quant'altro è un tema che non smetterà mai di essere presente, deve essere bella, perché in un posto bello ci si vive meglio, e deve essere funzionale. Per cui deve rispondere tecnologicamente alle nuove esigenze e deve far sì Non che. aspetta un compito facile, insomma, No, ma sono facile non c'è punti nulla. Però importanti. credo che quando uno ha individuato un cammino, poi
comunque sia, che sia poco o tanto, quel risultato servirà a fare un pezzettino di strada in avanti. Io ringrazio, siamo arrivati al termine, non ho più tempo, siamo arrivati in fondo a questa nostra chiacchierata. Ringrazio ovviamente per essere stato con noi il sindaco di Calenzano Alessio Biagioli, grazie ancora. Buonasera. Grazie a voi per averci seguito quest'oggi, io vi do appuntamento a domani con in studio ospite il sindaco di Borgo San Lorenzo Moboni. A voi tutti una buona serata e domani alla stessa ora con Malacoda.